Io credo di non averla ringraziata abbastanza. L'altra sera la sua generosità mi ha lasciato senza parole. Volevo spiegarle perché ho accettato i suoi soldi, che cosa ne farò. Non ce n'è bisogno. Oh, sì, sì, invece. La clinica austriaca dove ho deciso di portare Matteo è molto costosa. Nessuno sa quanto dovrà restarci. E per Matteo i suoi soldi potrebbero significare 10 giorni di cura in più. E in quei 10 giorni potrebbe risvegliarsi. Io però devo chiedergli un'ultima cosa. Ma prego. Me lo dovrebbe girare. Mi scusi. Le esce un po' di sangue dal naso. Mi dispiace. No, non è nulla. Aspetti. Frizza? Sì, un po'. Ecco. È già passato. Mi capitava spesso da bambino. Grazie. Sarei felice se lei mi chiamasse qualche volta. E lascia il mio telefono. Certo. A dove scrivere? Lui è stato molto carino con me, molto generoso. Penso che l'abbia fatto anche per interesse personale. Dice che intravede la possibilità di sfruttare l'avvenimento anche per altri scopi. Non ho capito bene di che si tratta. Tu ne sai qualcosa? Non ne ho la minima idea. Frank è un po' arrabbiato con me. Perché da mesi non facciamo più l'amore. È arrivata a dire che se non lo faccio con lui è perché lo faccio con Andrea. Con mio marito. Figurati, si è convinto solo quando Andrea gli ha assicurato che i suoi sospetti erano del tutto infondati. Ma che vuoi, non ne sento il bisogno. La cosa monta, cresce di giorno in giorno, di ora in ora, e ogni minuto c'è da prendere delle decisioni, fare delle scelte. Tutto poggia sulle mie spalle. Alla fine della giornata sono esausta. Fede. Più frisca che sta, non ci sta! Cadrima, Brischetti! Scusate, donna Abbondio, ho una faccendola da spiegare. Ma quale donna Abbondio? Io sono Don Peppino! Era uno scherzo! Signorina, buongiorno! Ma quale signorina, ma ne sa? Sofia tiene marito e 7 figli. Lo so, cara Sofia, ma per me voi siete sempre una guaglione. Ah, più bella guaglione positana! Una guaglione! Permettete? Grazie, Marcia. Voi siete un galantuomo. Voi dovevate nascere principe. Eh sì, ma invece il destino mi ha voluto nell'arma, come modesto maresciallo. Vi pare poco. Almeno voi pigliate uno stipendio fisso tutti i mesi. Briciole, soldarelli, ci campa malapena. Credetemi che era una vita di stinti. Ma che già combinavo con 1,5 milioni. 1,5 milioni? Sì, boom. Ah già, siamo negli anni 50. L'ho detto per farvi soffrire, quanto siete bella. Voi sorridete in da bocca di ne dare pullone perla. Marescià, mi tengo un marito disoccupato, 7 picciolilla sfamà. Ma che già sorridere. Al ladro. Oh, maronna mia. Stai fermo, disgraziato. Il dovere mi chiama. Mamma mia, giù le mani. Marescià. Mamma, quando si bella. Tanto è Lars, ma... No, te voglio coprire vaso. Ah, è dalla... Anto, allo sta. Che dopo lo so come va a finire. Facciamo una tua figlia. E facciamolo. Anzi, facciamole due. Lo picciariello. Che... Tanto, a te a capo non t'aiuta. Un'altra bocca da sfamare, eh? Qua.
finché tu non trovi lavoro, figli, non se ne fanno. Uè, bella mia, il lavoro lo tengo, è chiaro. Sì. Sono proprietario di un cinema. Sì, un cinema. Ma c'è sposata Dino De Laurentiis. Ma va a te, ma... Uè, beh, la signora si ribella, sì. Si ribella. Ebbene, mi ribello anch'io, sì. Perché io sono un marito, non sono un chi è che sia. E quando il marito dice che bisogna soggiogare, la signora soggioga. Dai, facciamo dovere coniugale. Non mi spianto. Che faccio tardi, Stasera teniamo una festa. E quale festa? La festa in piazza, no? Mannaggia, che la festa mi ha rovinato la festa. Una volta lo trovi lo stesso il tempo da dedicarmi. Complimenti, tua moglie è molto bella. Sì, sì, grazie. Come mai sei qui? Che cosa vuoi? Niente. Niente che anche tu non voglia. Per favore. Io non provo più niente per te, lo capisci? Niente. Anche quando stavamo assieme, non provavo niente per te. È stata solo un'attrazione fisica. Forse era così per te. Io ti ho amato. Amavo il desiderio che leggevo nei tuoi occhi. La gelosia che ti sforzavi di nascondere. Per me non è stato un gioco. Io ti ho amato veramente. Tu non mi avresti mai sposata, vero Antonio? Le donne come me non si sposano. Secondo me sono buoni da morire. Martino, ma che ci fai qui? Non sapevo che stavi nel campo dell'alimentazione. Hai poco da sputtere. Questo è il risultato di aver accudito per 20 anni uno come te. Si impara a vendere caciotte stando con me? Se non mi fossi sposato avrei potuto studiare. Adesso non starei qui. A vendere caciotte? Beh, almeno non prendermi in giro. Ti ho sempre trattata come una regina. Non ti ho mai fatto mancare niente. Ti ho comprato pure la casa al mare. Beh, questo argomento è meglio che non tocchiamo. Hai ragione, ma è che quando ti vedo lo sai che questa divisa ti dona. Martino, per favore, non cominciare. No, dico sul serio. Ti fa più giovane, più sexy. Martino, lasciami in pace, per favore. Oh, sono stato male tutta la notte. Ho avuto un attacco di ulcera perforante. 2 mesi fa era un tumore al cervello. Un giorno mi piangerai, Penelope. Martino, per favore, non mi seguire. Non mi seguire, per favore, non mi seguire. Se lo dici ancora mi arrapo. Stai a vedere che adesso è anche colpa mia. Mi sento male, Penelope. Hai preso l'antiacido? Dov'è il bagno? Dov'è? No, eccolo lì, andiamo. Oh no, Martino. Penelope, sì. Martino, no. Penelope, Martino, sì. No. Penelope, Martino, sì. No. Penelope. Me l'ha regalato tuo fratello, Manasse. Manasse. Oggi mi ha chiesto di sposarlo. Tu mi hai risposto? Giuseppe, se il Signore ha voluto che rimanessi vedova così giovane, perché dovrei sposarmi di nuovo? E con Manasse, poi. Però ti converrebbe pensarci bene, perché... Sai come lo penso io? Per me il matrimonio... E tu avresti il cuore di vedermi scendere da questo bel cavallo per vedermi montare su quel caprone?